Molteni, quello che colpisce è che oggi è una giornata di zona rossa a Milano e noi vediamo lungo tutta la città, al di là della manifestazione, il fatto che c'è comunque moltissima gente in giro. Gli unici che sono fatti chiudere sono i negozi, i bar, i ristoranti e i giostrai, che in una giornata soleggiata come questa permetterebbero per esempio ai bambini di poter almeno giocare. Come si commenta questa contraddizione? Questa è una contraddizione alquanto singolare. Loro, mi riferiva il Presidente, hanno avuto l'autorizzazione a questa manifestazione. Io stamattina stavo andando al mio ufficio, che è lì vicino a Palazzo Marino, li ho incontrati e mi sono fermato un attimo. Allora, la contraddizione ancora nel loro settore è ancora più acuta nel momento in cui si vedono nei piccoli campi gioco legati ad esempio, ieri ero in Viale Lazio, lo dico, si vedono mamme, papà, bambini che fruiscono di questi giochi, fruiscono degli scivoli, fruiscono laddove ci sono le altalene delle altalene e quant'altro. E non ho visto nessuno sanificare questi attrezzi, mentre loro sono pronti a seguire tutte le regole, sanificare ogni gioco nel momento in cui viene utilizzato. Che i lavoratori dello spettacolo viaggiante, che sono in una situazione drammatica, chiedere alle istituzioni più che i ristori e sostegni, che in fondo sono irrisori, non arrivano a pagare le spese base, chiediamo un'apertura, come si esca dalla zona rossa. Perché è nostro interesse mantenere le linee guida date l'anno scorso dallo Stato e Regioni per far funzionare lo spettacolo viaggiante.